Compleanno dei 50 anni per Lauretana, un compleanno importante per l'azienda biellese, capace negli anni di valorizzare e far conoscere sempre più il suo prodotto nel mondo, tanto che ora si può trovare sulle tavole dei più prestigiosi ristoranti internazionali. E anche quest'anno Lauretana ha archiviato il 2014 con il segno più: 100 milioni di bottiglie, 22 milioni di fatturato. La strategia vincente in questi ultimi anni ha saputo conquistare il mondo dello spettacolo, da Gianna Nannini ad Alessia Marcuzzi fino a Elio Delle Storie Tese, oltre a tutti ai grandi nomi dello sport, passando dal basket allo sci, dal tennis al calcio. Nessun segreto dietro il successo dell'azienda biellese, se non l'eccellenza. L'acqua minerale sgorga in un territorio incontaminato alle falde del Monte Rosa, a più di 1000 metri di altezza, lontano da insediamenti industriali ed agricoli. Con i suoi 14 mg litro di residuo fisso, risulta essere la più leggera d'Europa. Giovanni Vietti ed Antonio Pola, presidente ed amministratore delegato di Lauretana, per siglare al meglio questo importante traguardo, hanno organizzato una cena di gala alla Reggia di Venaria. Tra gli ospiti, oltre ai clienti storici, anche i distributori internazionali arrivati da tutto il mondo. Trovare le nostre bottiglie sulle tavole di tutto il mondo conferma quel che da sempre e con forza cerchiamo, hanno sottolineato, il nostro marchio come garanzia di eccellenza e di qualità. 50 anni di attività di un'azienda nata e cresciuta a Biella, che ha saputo raggiungere tutto il mondo pur rimanendo profondamente legata al proprio territorio. L'obiettivo che ha ispirato il nostro lavoro è stato valorizzare un'acqua dalle proprietà uniche, un'acqua con caratteristiche tali da essere apprezzata dai medici, da noti chef, ma soprattutto dalle famiglie. Compiere 50 anni non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. Una promessa che possiamo farvi è quella che in futuro faremo tutto l'impossibile per non peggiorare questo prodotto, che è un prodotto eccezionale. Speriamo di riuscirci. Buona serata a tutti. Grazie.